praticamente la parte di Sentiamo Angelo, sfruttiamo Angelo fino alla fine, voglio dire, l'abbiamo sfruttato la prefazione. Una volta che ce l'abbiamo, parla a me perché Silvia mi ha contattato e quindi un po' mi carbonare, non segretamente abbiamo detto non divulghiamo, giustamente, perché questa è un'opera dell'ingegno ed è un'idea anche originale. Allora, ti va di fare una introduzione, una prefazione? Detto, sì, ma certamente lo faccio con piacere, ovviamente fammi dare un'occhiata. Quindi mi ha mandato la bozza e devo dire che sono rimasto molto sorpreso, perché immaginavo qualcosa, mi aveva accennato l'idea progettuale, però poi quando ho visto il tipo di narrazione sono rimasto davvero colpito, ho detto no, questo è un libro che funziona, questo è un libro che va e piacerà, e quindi ho detto ma con entusiasmo scrivo qualcosa per non fare un'anteprima ma dare una sensazione di ciò che una prima lettura ha potuto dare a un cronista, un giornalista, ma anche un lettore, un cittadino di Taranto. E allora io ho detto c'è anche questa opportunità di avere una nuova opera nel nostro territorio che non vuole avere, come dire, un'ambizione di mettersi alla pari di altre opere enciclopediche che sono state realizzate sulla città di Taranto, però lo scopo divulgativo è quello che mi ha sempre appassionato. Io dico sempre, se un docente, pur bravo, pur preparatissimo, non sa comunicare, non sa coinvolgere i suoi ragazzi, i suoi studenti, non è un grande studente. Io mi ricordo, ad esempio, che nel liceo c'era un professore di greco straordinariamente bravo. Davvero, lui si metteva alla lavagna e cominciava a scrivere, a parlare anche di accenti, di storie, però nessuno lo seguiva, nessuno. Noi riconoscevamo in lui una grande preparazione, ma non riconoscevamo invece la capacità di coinvolgere l'uditorio, in questo caso una classe. E allora mi è rimasto impresso questo aspetto e nella mia attività di cronista, di giornalista, io ho affiancato anche l'attività di docenza in comunicazione, marketing, giornalismo e quant'altro. Allora la cosa che mi sono sempre detto: bisogna coinvolgere i ragazzi, perché se parliamo di tecnici, se parliamo della storia del giornalismo, ne parliamo con ragazzi che magari sono attratti da altre forme di comunicazione, certamente non potrò mai ottenere la loro attenzione. E quindi questo mi ha colpito perché arriva, noi diciamo in gergo televisivo si dice bucare il video, in questo caso buca una barriera che si può creare tra le persone, tra i giovani ma non solo, e magari una materia che può non piacere come la storia locale in questo caso, e invece riesce a perforare questa barriera che è fatta magari di disinteresse oppure di lontananza, invece diventa un modo per raggiungere molte persone, e io sono convinto che quest'opera raggiungerà altre persone oltre a quelle presenti questa sera. Ha avuto coraggio anche l'editore Domenico Sellitti, che tra le varie collane della sua casa editrice ha voluto inserire anche uno spazio dedicato alla storia locale, naturalmente come molti di voi sapranno, però ecco, gli chiediamo come ha vissuto la proposta di favole dedicate a come ascoltare i tuoi interventi e tu rappresenti ciò che a me piace realizzare quando abbiamo diritto di dire, cioè le sinergie, anche perché comincio da questo e rispondo alla tua domanda. Ogni libro che noi realizziamo, ogni nostra pubblicazione fondamentalmente nasce da una
volontà di mettere, di cantierizzare delle sinergie. Quando Silvia mi ha proposto questo volume, è passato un po' di tempo prima che realmente prendesse forma, l'abbiamo... Non nasce così un libro, però ne abbiamo parlato, però un libro di favole non è da meno, perché non si deve riflettere sul fatto che la storica, la scrittrice, la ricercatrice approdi a un genere nuovo, no, perché probabilmente a ben osservare possiamo notare che fa parte di un progetto di divulgazione. Il primo volume era una rievocazione storica, un romanzo storico basato su una realtà, un evento realmente accaduto a Taranto. Non vi do troppi dettagli sul volume precedente, perché chi non li ha letti se li va a prendere, se li legge, così facciamo anche marketing in questo momento. Quindi un percorso di romanzo storico seguito da un romanzo popolare, cioè coinvolgimento. Dopodiché due volumi di aneddoti legati alla cultura, alla tradizione, a tutto ciò che riguarda la nostra tradizionalità. Ora, era quindi in questo percorso l'idea di continuare a proseguire con una narrazione storica, però cambiare registro, non rivolgersi più unicamente al settore della storia di Taranto e non raccontare tanto sempre nella solita stereotipata maniera, ma variare. Una variazione del tema poteva essere appunto quella favolistica, senza ovviamente aderire eccessivamente al genere, perché comunque sia, sono sì favole storiche, ma fruibili tanto per i bambini quanto per gli adulti, cioè per chiunque, un libro adatto per qualunque età, per qualunque ambiente, per qualunque istituto, per qualunque situazione di lettura, discorsiva, dialogica, di intrattenimento, di consultazione. È un libro a 360 gradi. Ti sto promuovendo adesso. No, infatti, sto ascoltando. Mi fa piacere. E di conseguenza abbiamo realizzato questo libro riflettendolo, cambiandolo, motivandolo, implementandolo di argomentazioni, per tentare di arrivare poi a questo risultato finale. Lo stavo guardando più in giro, ma è qualche miseria, cioè abbiamo fatto un bel libro in fondo, cioè, alla fine abbiamo fatto un bel libro, cioè, c'è digno, quindi mi sto facendo i complimenti. Però per fare tutto questo ci siamo posti anche un problema, la nostra casa editrice, che esiste ormai da 25 anni, un quarto di secolo è tanto,